Solo avevo trovato un cortometraggio francese intitolato Le Petit Sablé, i biscotti della nonna. Ça fait deux ans, c'est toujours la même. Sempre la stessa storia. Il pire è che non è egoista. La vita è così. Non è egoista, eh? Intanto non bisogna essere egoisti nella vita. Si compra dei biscottini. Se li vuole gustare durante la conversazione al telefono. Li mangia. Buoni, buoni. Sono buoni? Cos'è sto rumore? Cos'è? Ma no! Una ladra! Vabbè, una signora, una ladra, dai! Una signora così elegante! Ho capito, poverina, aveva voglia di un biscotto. Certo, poteva chiedere. No, dille qualcosa, dai! Posso capire uno ancora, ancora, ma due. Che gli dici a una così? Dai, vabbè, io me li mangio io. Ma vabbè, ma dai buon esempio, sei giovane. Per una gara? In effetti stai esagerando, la signora. Ma l'ultimo? L'ultimo è più importante, no, eh? Chi lo mangia? No, signora! No, dai! No, bravo. Almeno sì, bravo, ha fatto sto sforzo. Vabbè, dai, almeno biscotti quello. Biscotti dell'altra. Almeno quello. E non poi se ne va. Non ha la forza di dirle niente. Però la odia, eh. Se la odia. Ma non ha la forza di dirle niente. Rispondiamo al ancora l'amica di prima? Che c'è? Che? No! No! Ma poverina! Ma non sei tu che l'hai rubata alla signora? Ma sei una stronza! Ma vai a chiedere scusa almeno! Ma dai!